amici, oggi per Girando le Marche siamo a Fermo in Piazza del Popolo in occasione della Fiera dell'Immacolata. Un'ottima occasione per fare i primi regali di Natale. Tipiche casette in legno che ospitano questi fantastici mercatini. Tra l'altro poi ci saranno anche tantissimi spettacoli come la banda itinerante a banda e alle 17 ci sarà un evento nell'evento, sì, perché ci sarà l'accensione delle luci e Piazza del Popolo diventerà un grande presepe. Oltretutto questo evento è molto molto importante e molto atteso da tutta la cittadinanza. Presente anche la pista del ghiaccio per il divertimento di grandi e piccini. Insomma, una giornata dedicata ai regali ma soprattutto al divertimento in famiglia e con gli amici. Noi vivremo questa giornata per voi e quindi rimanete con noi. Sono con Basilio Giacomozzi, presidente della Consulta Servizi e Turismo di Fermo. Eccoci a questa fiera per l'Immacolata. Tantissima la gente che già sta gremendo Piazza del Popolo e non solo. Insomma, un momento di festa, ma soprattutto un modo anche per portare turismo a Fermo. Sì, anche, dico che anche stamattina c'era una bella affluenza di pubblico. Io sono anni che organizzo questa fiera e in collaborazione con i commercianti, perché anche per loro riportare un po' di movimento nella città. Abbiamo poi questa meravigliosa cornice della piazza con la pista di ghiaccio sempre animata da ragazzi e oggi in concomitanza anche dell'accensione delle luci che stiamo aspettando alle 6 per vedere l'effetto, che dicono che sia favoloso, e si sta svolgendo una bellissima giornata. Magari il tempo è un po' umido, è abbastanza, però come ripeto sono soddisfatto di questa fiera organizzata perché c'è una grande affluenza di pubblico e Fermo veramente lo merita come città. Ecco, la nebbia non sta fermando infatti questa giornata di festa. Soprattutto è importante che, ecco, lavorano gli espositori, che poi quanti ne sono questi espositori? Sono intorno alle 160-170 espositori e sinceramente vedo anche abbastanza sport che la gente porta, no? Per cui qualcuno fa anche acquisti, malgrado la spending review oppure il momento critico in cui ci troviamo, per cui sono soddisfatto di questa organizzazione. Beh, ci sono i primi regali, tra l'altro, come stavo per dire, ecco, guadagnano sia gli espositori perché comunque vendono la loro merce, ma soprattutto anche i commercianti qui in Piazza del Popolo a Fermo, che comunque, ecco, hanno tutta questa gente che insomma va nei loro locali. Esatto, abbiamo cercato anche di portare bancarelle attinenti al Natale, per cui ci sono, c'è da sbizzarrirci se uno vuole fare degli acquisti per i regali, c'è possibilità di farli benissimo. Beh, allora io direi già di iniziare a fare un po' gli auguri di buone feste, Presidente. Facciamo gli auguri insieme per questo Natale che ormai è alle porte. Io auguro a tutti i cittadini fermani e non fermani di passare delle feste, la cosa che dico sempre io, in serenità. Poi tutto il resto viene da sé. Auguri a tutti. Yeah.
amici, tra i vari regali di Natale, perché no? Va di moda anche regalare un buon salume, specie se sono buoni come quelli della signora che viene proprio da Norcia. Ve la vado a presentare, nome? Anna Cesarini, reclamizzo, cioè vendo i salumi di Anzuini e Ciliani, solo Norcia, carne italiana. Ecco signora, fino adesso qual è stato il salume che è andato per la maggiore nella vendita? Cinghiale e cervo. Cervo? Cervo, salumi, salame di cervo, favoloso. Quindi un salume abbastanza particolare? Sì, un salame abbastanza particolare, rimane leggermente dolce rispetto al cinghiale, poi abbiamo il maiale, il fegato, prosciutti, di tutto e di più. Quindi un bel cestino di Natale con i salumi di Norcia. Perché no? E perché no? Allora signora, come sta andando questa fiera dell'Immacolata? Anche se il tempo non è dei migliori, fa molto freddo, però c'è gente. Il tempo non è dei migliori, però la gente risponde abbastanza bene. Quindi soddisfatti? Molto. Allora, io come con tutti quanti i commercianti vorrei già lanciare i primi auguri per questo Natale che ormai è alle porte. Tantissimi auguri di buon Natale e buone feste e vi aspetto in massa. Venite a gustare questi salumi. Certo, di gustare non costa niente. Beh amici, io l'ho intervistata, però adesso devo assaggiare se veramente sono buoni questi salumi. Io sto assaggiando il salume di cinghiale. Allora amici, il salume di cinghiale, voto 10 e lode. Veramente buono. Adesso guarda, io in diretta proprio ragazzi, perché è importante, perché siamo una TV fatta dalla gente per la gente. Assaggio anche la specialità, il salame di cervo, per me è la prima volta, quindi... Allora, rimane, sì, molto più dolce ma delicatissimo, quindi io lo consiglio a tutti e finisco intanto di mangiare. Ciao! Amici, io sono con uno dei tanti espositori che ha scelto Piazza del Popolo appunto in occasione di questa fiera. Come ti chiami? Enrico. Da? Ciao, Fermo. Oh, giochi in casa Enrico. Anche perché vengo da Piazzetta, 100 metri da qua. A posto, quindi casa e bottega. Certo. Allora, io vedo una casetta in legno con un simbolo per eccellenza del Natale, ma non solo, gli angeli. Come mai questa scelta? Ma guarda, il discorso degli angeli è stato una scelta di me e della mia amica Cristina, perché ci piace pensare che ci siano degli angeli vicino a noi. E ci sono. E quindi abbiamo pensato bene di fare questo tipo di commercio un po' restrittivo. Diciamo che stiamo aiutando gli angeli e gli angeli forse aiutano noi. Quindi è un messaggio che vogliamo anche trasmettere forse. Ma sì, diciamo di sì, divertente. Divertente. Ascoltami, allora il tempo non è dei migliori, c'è un po' di nebbia, però questo non ha impedito alla gente di gremire Piazza del Popolo, ma anche insomma le vie di Fermo. Come sta andando fino adesso? Un bilancio? Siamo molto contenti perché innanzitutto vediamo che la piazza ha ripreso vita dopo molti anni. Io che sono stato lontano da Fermo per tanto tempo, il ritorno appunto a vivere questa piazza, mi fa molto piacere vederla così viva, viva e piena. E soprattutto mi fa piacere che la gente apprezzi, perché sentiamo anche i vari commenti di persone che passano e che sono molto positivi per questa manifestazione che sta prendendo ormai piede, anche se è solamente una settimana che è iniziata. Quindi un buon bilancio, ma tra l'altro non solo angeli, perché noi non si sa come definirlo lui, però è un fermano d'oc che tra gli angeli spunta anche Piero Massimo Macchini, piacere, provincia Lotto, parliamone. Diciamo che è un aiuto, come prima ho detto, degli angeli che ci stanno aiutando, e noi aiutiamo anche il nostro Piero Massimo, amico, a vendere il suo libro di recente uscita. È un compendio di storie che lui presenta nei suoi spettacoli e siamo gli unici che vendiamo il suo libro e ce ne facciamo carico ben volentieri, anche perché è per una buona causa, perché parte del ricavato verrà dato in beneficenza e quindi angeli più beneficenza, veniteci a trovare. Connubio perfetto. Allora io ho diritto, anche con te vorrei lanciare i primi auguri per questo Natale che ormai è alle porte. Bene, buon Natale a tutti quanti, speriamo che sia un Natale felice per tutti, chi ne ha la possibilità, chi ha la possibilità di passarlo con i propri cari che lo faccia, e niente, buon Natale.
Buon Natale, mi raccomando, credete negli angeli che vi aiutano. E camminando per il mercatino è impossibile non fare una visita alla mostra dei presepi che rimarrà qui a Fermo fino al 6 gennaio e quindi andiamo a scoprire tutti i presepi che sono presenti. All'interno di questa mostra dedicata all'arte del presepe abbiamo qui uno che il presepe l'ha fatto, Luigino Caponi, fa parte dell'associazione Amici del Presepe, ecco alle nostre spalle questo spettacolo. Luigino, quali sono i materiali che ho usato e soprattutto le difficoltà? Difficoltà? Beh, si inizia sempre con una mezza idea. Poi magari non si sa come uno va a finire, perché il presepio poi, mentre uno lo fa, voglio dire, esprime tutta la fantasia, no? Questo è costruito in polistirolo gessato. È un procedimento, si prende il polistirolo, si fa le varie forme in base a quello che uno vuole realizzare. Poi con la scaiola si passa tutto con la scaiola o con la spatola oppure con il pennello, secondo come uno preferisce. Dopodiché c'è la fase della pittura, si pittura e ecco il presepe, ecco l'opera. Da quanto tempo è che sei appassionato a questa arte? Perché è proprio un'arte. Beh, io fin da piccolo, comunque questo è un presepe che ha circa 10 anni, è stato poi restaurato perché l'ho portato in diverse mostre, quindi con il trasporto ha subito magari delle piccole, però eccolo qua, io lo tengo. Ne ho quasi 5 o 6 di presepi, per cui ce ne ho sparsi un po' dappertutto. Adesso ne sto facendo uno in collaborazione con un altro amico, lo stesso amico del presepio, che verrà esposto nella chiesa dei Frati Cappuccini a Fermo, per cui vi invito a visitarlo. All'interno della chiesa c'è questo presepe che stiamo realizzando in questi giorni io e un altro amico mio, Matteo Ruggeri. Thank you.